Sottoscritto in provincia, a Macerata, un protocollo d'intesa per favorire la raccolta, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti agricoli e, uno dei primi casi in Italia, anche i rifiuti di natura medico-veterinaria. Il presidente Antonio Pettinari, che ha riunito intorno al tavolo i rappresentanti di Coldiretti, Confederazione Agricoltori, Unione Agricoltori, Copagri e Ordine Provinciale dei Medici Veterinari, ha ricordato come l'impresa agricola, benché non produca rifiuti in misura maggiore di altre attività, è quella che più di altre trova difficoltà sia nella fase di smaltimento sia nell'affrontare le tante incombenze che le normative regionali, nazionali e comunitarie impongono a tutela della salubrità e dell'ambiente. È un ulteriore tassello che aggiungiamo a un protocollo d'intesa che già era stato sottoscritto nel 2004. Alcuni rifiuti erano già ricompresi in quell'accordo, oggi aggiungiamo anche i rifiuti veterinari, ora che interessano soprattutto le imprese naturalmente che hanno gli allevamenti. Ora, perché è importante? Perché naturalmente da una parte favoriamo lo smaltimento e quindi il rispetto, la cura, il mantenimento dell'ambiente, del paesaggio, della natura, ma dall'altra occorre semplificare queste azioni di smaltimento, quindi potrà l'operatore rivolgersi a uno dei 20 centri di raccolta, delle 20 isole ecologiche organizzate nel nostro territorio e con una semplice adesione, sottoscrivendo un modo, potrà appunto conferire questi rifiuti che erano oli esausti, batterie, gomme e quant'altro e fitofarmaci e in questo caso appunto anche i rifiuti veterinari. Voglio sottolineare un aspetto. Le associazioni agricole sono state assolutamente non solo in sintonia, ma hanno favorito, hanno direi anche soprattutto suggerito questo ulteriore accordo insieme all'Ordine dei Veterinari, che ringrazio, ed è un metodo che noi abbiamo posto, quello della concertazione, della condivisione, quella diciamo della, come dire, soprattutto dell'accordo e dell'azione comune nel nostro territorio. Lo vogliamo chiaramente proseguire in tutte quelle che sono le forme di concertazione che abbiamo già organizzato, tipo il tavolo istituzionale che insiederemo nei prossimi giorni, ma voglio appunto ancora una volta sottolineare un aspetto. Noi riteniamo che l'ambiente, la natura siano non solo un dono del creato, ma rappresentino anche un'opportunità di sviluppo, di occupazione. E l'impresa agricola naturalmente ne è una straordinaria testimonianza, ma anche mi riferisco al vento, al sole, a tutte quelle forme di energia che noi riteniamo debbano essere utilizzate, ma nel modo più corretto. Quindi continuiamo a dire no, ad esempio, allo sfruttamento dei terreni agricoli per il fotovoltaico in forma integrata, così come anche lo sfruttamento con i sistemi eolici dovrà tener conto appunto della tutela delle nostre bellissime colline e montagne. Insomma, un sistema integrato, un sistema che da una parte utilizza al meglio le energie del creato, dall'altra conservi questo nostro ambiente così bello, così straordinario e in modo che i nostri figli, i nostri nipoti ne possano godere così come i nostri genitori, i nostri nonni hanno permesso a noi appunto di farlo in maniera piena. Il protocollo tra gli obiettivi è anche quello di incrementare la raccolta differenziata e quindi anche permettere una riduzione delle tariffe con successiva diminuzione dei costi a carico della collettività. Certo, naturalmente anche questo, razionalizzare, semplificare, significa anche ridurre i costi, perché evidentemente nel momento in cui la raccolta viene favorita, viene semplificata, viene appunto meglio organizzata, costa meno e per conseguenza le tariffe diminuiscono e non aumentano, così come naturalmente costruire impianti sempre più moderni, sempre più sicuri, che tutelino diciamo tutti i cittadini, a cominciare quelli che abitano vicino agli impianti di smaltimento, alle discariche e quant'altro. Da una parte è un dovere, ma dall'altra naturalmente realizzare questi impianti sempre più moderni, sempre più sicuri, con un'organizzazione di raccolta sempre più moderna, favorisce quella diminuzione del rifiuto, perché anche questo è molto importante, dall'altra naturalmente la diminuzione dei costi, tema altrettanto importante per tutti noi.